Ma buongiorno, buongiorno a tutti e buon Halloween! Allora, oggi anche una piccola sorpresa, mi sono tinta i capelli di arancione per essere più in tema, no, ovviamente non l'ho fatto per questo, però insomma si adattano bene alla giornata di Halloween. Allora, io e la bimba ci siamo svegliate da poco, abbiamo fatto colazione insieme e adesso la mattinata si svolgerà in maniera abbastanza frenetica perché devo fare un po' di cose. Prima di tutto devo preparare la torta, una torta di zucca per il club di oggi. Devo preparare la lista dei libri tra i quali sceglieremo quello da leggere per il prossimo mese. Vi dico fin da subito che il tema sarà libri di paura, non poteva essere diversamente oggi. Poi devo far fare i compiti alla bambina un pochino e devo anche comprare il premio che verrà dato al costume più bello, perché sì, ci sarà anche la votazione e il, diciamo, colui che si sarà travestito in maniera migliore per Halloween vincerà un premio, per l'appunto. Quindi io direi di mettermi al lavoro. Devo anche mettere a punto un po' il mio costume, però noi ci maschereremo chiaramente dopo pranzo e poi partiremo per la nostra giornata. E niente, vi porto ovviamente con noi. Cominciamo! Eccoci qua, allora abbiamo fatto anche un bel ragnetto perché questa bambina sarà una strega dei ragni. Questo rumore che sente sotto è la stufina perché ci fa freddo in bagno senza lo scaldabagno. Comunque ci siamo truccate e adesso ci prepariamo. Thank you.
Eccomi qua ragazzi, sono appena tornata a casa. Allora, l'incontro è stato molto molto bello. Soprattutto è stato bello vedere come tutti si fossero impegnati per il proprio costume di Halloween. Questo fa capire che in realtà anche gli adulti avrebbero voglia di continuare a mascherarsi per queste occasioni, ma forse crescendo ci sentiamo in imbarazzo a farlo, invece quando c'è l'occasione lo facciamo molto volentieri. Come avete visto, alla fine mi sono vestita da sposa cadavere, anche se è una versione, diciamo, della sposa cadavere, non proprio quella del cartone animato, e ho indossato il mio vestito del matrimonio. Confesso che non si chiude dietro la cerniera, perché in 8 anni il mio fisico è un po' cambiato, però poco importa, tanto ho dovuto mettere comunque qualcosa sopra per coprirmi, se no sarei morta di freddo. E inoltre ho messo questo sopra la gonna, non so se riuscite a vedere, che è praticamente un tessuto bianco con una ragnatela per renderlo un pochino più spaventoso. Inoltre avrete notato che il mio vestito è corto, perché mi sono sposata con l'abito corto. Mamma mia, mi guardo nello schermo e sono impressionante con questa faccia. Comunque mi sono sposata, dicevo, col vestito corto, che amo da morire, e quindi è stato bello anche poterlo rindossare, perché alla fine sta sempre chiuso in un armadio e almeno ha preso un po' d'aria. E niente, quindi tutto questo per dirvi che l'incontro è andato benissimo, siamo super contenti, abbiamo fatto la votazione del costume più bello e ha vinto Chiara, che ha ricevuto in regalo un buono acquisto per un libro, chiaramente sul sito della Giunti, quindi insomma è stato anche un bel premio, mi auguro. Dopo la discussione sui libri che avevamo letto, cioè La regina degli scacchi e Sharp Objects, c'è stata chiaramente la votazione anche per il libro del prossimo mese. Come avevo detto questa mattina, il tema è horror e i libri che hanno vinto sono Mexican Gothic, che vi lascio qui ed è un'uscita proprio di questi giorni, e l'altro libro invece ce l'ho qui con me ed è A casa prima di cena. Sono felice che sia stato votato proprio il libro che avevo in casa, in modo da poterlo finalmente leggere. Il prossimo incontro sarà vicino a Natale, quindi abbiamo più di un mese di tempo per poter leggere il libro che abbiamo scelto e prepararci a quello che sarà un evento, chiaramente sul tema natalizio, come è giusto che sia. E niente ragazzi, spero che vi siate divertiti a stare con me in questa giornata, spero che abbiate passato un buon Halloween, fatemi sapere cosa pensate dei libri che sono stati scelti per il prossimo incontro del Club del Libro, e noi ci vediamo prestissimo in un altro video. Ciao!